Allora, siamo con Maurizio Mugliena da Rimini e Maurizio, volevamo chiederti che ne pensi di questa fiera, come sta andando? La fiera, secondo me la giornata di oggi è molto partecipata, mi dispiace che non ci siano i grandi player delle scommesse, ovviamente quelli storici, quelli che sono i grandi concessionari di gioco che hanno in mano la rete delle scommesse, peccato che non ci sia questo. Certo, effettivamente forse la zona dell'Emilia non se lo merita che tanti grandi concessionari vengano qui dopo aver avuto un regime espulsivo nei confronti di questi concessionari. Forse sarebbe più logico che la fiera di Rimini si trasportasse da un'altra parte dove c'è un pochino più di attenzione per il fatto del gioco e non di espulsione del fatto del gioco. Però comunque la fiera è sempre un punto di incontro, un punto per verificare le novità di mercato che ci sono, è sempre un punto comunque di attrazione e comunque di presa di contatto e di rivedere le amicizie di tutti i tempi, diciamo. E un tuo commento su questa bozza della legge delega che prevede un riordino del settore? Personalmente la considero una bozza, la considero comunque un buon avvio, perché effettivamente da qualche parte bisogna cominciare. Qualora andasse in porto la legge, la riforma fiscale, conseguentemente anche quella, e introducessero anche quella sul gioco, effettivamente di lì a essere convertita in legge, di lì a fare tutte le regole attuative di questo, ci sarà possibilità di intervenire sia come gestori che come concessionari in modo tale da significare al governo tutte le esigenze che noi ormai da tempo ci siamo segnati, che le viviamo quotidianamente, e cercheremo di rappresentarle a chi sarà l'interlocutore del governo per cercare di migliorarla. In questo momento è soltanto un inizio, uno stralcio, dove ci sono notevoli aperture e notevoli cose che possiamo cavalcare anche come associazioni di categoria, e noi lo faremo. Sicuramente arriveremo, se c'è un dialogo costruttivo, specialmente col territorio, perché è il territorio che effettivamente sa quali sono le esigenze del cliente, dello scommettitore, del giocatore che viene sul territorio. Chi apre la sala cinesca la mattina, la tira giù la sera, sa effettivamente le esigenze che servono per il mercato, e questo bisogna che il regolatore sappia, si faccia l'atto di umiltà di poter contattare non soltanto i vertici delle grandi aziende, che ovviamente è utile che contattino, ma anche proprio quelli che vivono aprendo il negozio di scommesse e chiudendo il negozio di scommesse, perché da lì arrivano le esigenze per lo scommettitore e per il giocatore, e conseguentemente effettivamente questa interlocuzione noi la porteremo avanti in modo tale da poter rappresentare tutte quelle che sono le esigenze per migliorare intanto questa bozza, cioè per migliorare, voglio dire meglio, per completare, questa è una bozza, per completare tutte le cose che noi vediamo mancanti ancora in questa bozza. Perfetto, grazie mille. Prego.